tutti ragazzi e ragazze, oggi è una giornata molto speciale per me in quanto finalmente sto andando a farmi il vaccino. Sono felice, quindi ho detto vabbè, proviamo a fare un vlog. Mi accompagnerà mio padre perché mio marito è al lavoro, quindi andremo insieme e niente, non mi resta che vestirmi perché sono in tenuta casalinga, come dico io. E niente, vabbè, vedremo che cosa riesco a riprendere. Al massimo ci vediamo poi direttamente a casa quando sarò tornata. E niente, bacino. Ah, dimenticavo di dirvi che ha suonato il corriere e mi ha portato finalmente il mio eyeliner di Mesauda che non compravo da secoli perché non avevo mai modo di andare nel punto vendita che si trova a Via Tuscolana, che è un po' lontano da me, quello più vicino in Via Tuscolana. E non avevo mai modo di andarci, sono passati mesi, nel frattempo ho ripiegato sui peggio eyeliner, non potete capire per fa sta linea che cosa ho dovuto passare. E finalmente è arrivato, l'ho preso su Amazon, mi sono detta proprio ieri, ma cavolo, ma sarà su Amazon forse, Rita? Ci ho provato e c'era, e con il Prime, con Amazon Prime è arrivato oggi, chi lo sa, magari se avessi ordinato col Prime Day avrei risparmiato pure qualcosa. Però ho visto che su Amazon per determinati prodotti c'era possibilità di fare una sorta di abbonamento, quindi di ricevere uno sconto. L'ho acquistato con uno sconto del 15% perché mi sono abbonata a riceverlo ogni 5 mesi, tanto comunque è l'eyeliner della mia vita, meglio di qualsiasi. C'ho una linea, mamma mia, che contorni che mi sono fatta, vabbè. E niente, un eyeliner, il mio eyeliner preferito, come rapporto qualità-prezzo intendo soprattutto, e adesso vabbè, uscendo di casa lo ritiro, oggi è andata così. Niente, così, canottiera, jeans, no, queste le devo cambiare. Sì, ragazzi, questo è The Real Life, perché ho raccolto i panni dallo stendino e vanno stirati, insomma, di certo non potevo farlo adesso. Sì, il letto non è fatto perché oggi era in programma il cambio delle lenzuola che non ho potuto fare, perché stamattina sono andata in palestra, sono tornata, mi sono stata presa da altro, quindi appena torno mi aspettano un po' di faccende di casa, sperando che abbia la, come dire, la facoltà di poterlo fare. Beh, penso di sì. Io di solito sono attiva in qualsiasi condizione possibile e immaginabile. Nel pomeriggio devo anche andare a lasciare la quota per la patente, mi mancava una quota da lasciare per poter procedere poi con l'esame pratico. Per chi non lo sapesse, no, non sono patentata e sto provvedendo e niente, quindi farò anche quest'altro giro. Però non si può uscire di casa senza per prima. Tu 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 tu. Amore mio, tu sei l'amore mio. Tu sei il gatto più buono, più dolce. E sì, lo so, non essere gelosa, lo so. Siete i gatti più belli. Io ho i gatti più belli, devo dire così davanti a loro perché sennò poi mi pestano. Vabbè, e gli lascio anche un po' di croccantini perché le ciotole in questo momento piangono e Foxy non perderà tempo per farmelo notare. Ce l'abbiamo. Olè. E ora croccantini. Sei arrivata anche tu, amore mio. Lei è Shiri. E ogni tanto vi ricordo i loro nomi per chi non li conoscesse. Sì, ho buttato tutto, fa niente, non posso riprendere mentre faccio queste cose, non posso. Metterò questa borsa super colorata che ha una punta di rosa che rispecchia perfettamente il mio stato d'animo attuale. La comprai l'estate scorsa da Queen, l'ho indossata pochissime volte, ma è veramente carina. Fa mancare nella borsetta lo specchietto e un rossetto, anche se non è quello che sto indossando. Sì, si è sporcato, ma vabbè. Porto con me il rossetto di Vanessa Zilletti. E questo è il Daydreamer che mi piace tantissimo. Appuntamento alle 14:45. Mio padre, neanche 2 metri, si è fermato perché ha avuto un attacco di sete e quindi sta prendendo l'acqua. Vabbè, in teoria dovrei essere lì fra 25 minuti. Ce la faranno i nostri eroi? Sì, è vicino a casa, abbastanza vicino. C'è tutta una struttura abbastanza nella mia zona. Ora sono vicino alla scuola guida, quindi il mio bel cerottino. Sto aspettando che apra, perché ancora è chiuso. Eccomi qui. Sono trascorse un po' di ore da quando
dall'ultima ripresa che ho fatto, però appunto dopo la patente, anziché tornare a casa, visto che abitiamo abbastanza vicini, ho preferito passare un po' dai miei, perché non vedevo mamma da un sacco, cioè non passavo un pomeriggio con mamma da molto, e quindi ho preso un caffè da loro, una cosa tira l'altra, e niente. Però ho una notizia, non so se è buona oppure no. Quando sono andata a pagare la patente, a parte che mi sono resa conto di avervi detto che devo fare l'esame pratico, no, quello teorico devo fare, e praticamente mi fa il tizio, gli chiedo: scusa, ma quando è la prossima sessione d'esame? Mi fa: guarda, mi sembra che sia fatta apposta per te, perché è rimasto solamente un posto per l'esame del 15 luglio. E così, il 14 luglio, 14, io, poi io sono molto, come dire, prendo ogni tanto, non sempre, però ogni tanto prendo un po' i segni al volo, no? Penso se è rimasto un solo posto, forse è il mio, solo che non so se sarò pronta, ci proverò, perché avevo già iniziato a studiare, ma poi ho sospeso per un sacco di tempo, quindi devo comunque, chissà perché mamma l'ha preso per una matta quello, vabbè, e chissà, cioè devo riprendere, che stavo dicendo? Devo riprendere dal punto in cui avevo interrotto e ripetere, perché sicuramente molte cose le ho dimenticate, perché ho sospeso per un sacco di tempo. Sarà una sfida, adesso che l'ho detto anche a voi, devo per forza superarla, quindi incrociate le dita per me, mandatemi tante positive vibes, e niente, ora vado a casa a preparare la cena, perché anche se c'è questo magnifico sole, sono quasi le 7, verso le 8:30 Francesco rientra da lavoro, e quindi gli faccio trovare qualcosa di buono. Al momento sto abbastanza bene, e niente, a tra poco. Ciao, Milly. Mi tenere il muso, sono tornata. Foxino, amore della mamma è tua. Piccola, piccolina. Ciao Siri, tu sei la bimba più piccolina che c'è, vero? Vero? Entrata, finalmente. Io già mi vedo entrare in camera a fare tipo la scena di Jim Carrey in una settimana di quando... Mi si toglie tutto, farlo anch'io, così mi metto subito comoda, ma io non ho quei superpoteri, quindi mi dovrò spogliare piano piano. Quando arrivo a casa accendo sempre la mia candelina profumata e niente. Tra l'altro casa è tipo da pulire, troppo, non riesco a stare così, quindi sicuramente riuscirò a pulirla domani mattina, perché se adesso inizio a cucinare non posso pulire contemporaneamente, perché l'aspirapolvere l'ho passato, però ci sarebbero poi da fare le pulizie approfondite e ci vogliono un paio d'ore, ci penserò domani mattina. Tanto in palestra non ci vado, perché tengo un attimino, perché voglio tenere il braccio a riposo, perché comunque, cioè, non che ho male, però il fastidio muscolare c'è e non voglio compromettere la situazione. Poi se mi dovesse venire un po' di febbrina, vabbè, evito di andare in palestra per domani. E niente, ora preparo, intanto inizio a preparare i fagiolini, e poi lui voleva anche un po' di pasta. E dato che ho dei fiori di zucca e delle trofie da consumare, gli faccio le trofie con i fiori di zucca per lui e per me fagiolini. Eccoci qui ragazze, io intanto ho appena pulito i fagiolini, così nel frattempo stanno cuocendo, quindi si sente il rumore della cucina e la cappa che è un pochetto rumorosa. Mi sono legata i capelli perché mi sono dimenticata di scusarmi all'inizio video, perché non erano un granché, sono da lavare e li laverò domani mattina. Quindi ora li ho legati perché mi stavano dando fastidio. E niente, allora, come non so se ve l'ho detto, io ho fatto il vaccino Moderna. Perché ho scelto Moderna? In realtà non c'è un motivo ben preciso, anzi ci tengo a sottolineare che, come dice Roberta Villa, il vaccino migliore è il primo disponibile. Allora, io potevo scegliere quando ho prenotato, e ho scelto Moderna perché rispetto al Pfizer richiede
una conservazione un pochino più gestibile, più semplice, perché può stare appunto, può essere conservato a meno 20 gradi, quindi alla temperatura di un congelatore casalingo, mentre invece il Pfizer richiede più cura, perché appunto mi sembra deve stare a meno 70, meno 80 gradi, adesso non ricordo, quindi ho pensato, ma almeno se dovesse succedere qualcosa durante il trasporto, eccetera, eccetera, in Moderna è un pochino più gestibile. Non è una motivazione valida, sono andata a cuore. Forse perché Moderna piaceva di più. Vabbè, l'importante appunto è che l'ho fatto, sono davvero molto 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 felice. Per quanto riguarda la struttura, so che l'hanno detto in molti, ma lo dico anch'io, confermo che noi ci lamentiamo sempre del nostro paese, in realtà dietro questa vaccinazione c'è veramente una fantastica organizzazione, e non vale sicuramente solo per il posto in cui sono stata io, ma è un feedback che ho riscontrato da chiunque l'abbia fatto. C'è un'organizzazione pazzesca, io avevo la prenotazione per le 14.45, sono arrivata intorno alle 14.40, si aspettava all'aperto, sì, faceva un po' di caldo, ma cioè, alla fine per aspettare 10 minuti non muore nessuno, insomma, anche se già... Io vi giuro ragazzi, non sopporto veramente la gente che si lamenta per la qualunque, del tipo odio, cioè il termine odio è brutto, però mi infastidiscono profondamente quelle persone che magari arrivano in un posto, vedono la fila e si lamentano. Cosa vuoi? Cioè, purtroppo molte, è da dirlo, noi italiani non siamo in grado di fare la fila, cerchiamo sempre un escabotage, ma voi dovevate vedere la gente che si lamentava perché stava aspettando 2 minuti, ma 2 minuti di orologio sotto al sole, e poi c'era comunque una bellissima ombra di un albero. Questa è la Rita polemica che ogni tanto viene fuori, la cattiveria, la Rita cattiva. Vabbè, comunque ho aspettato qualche minuto, intorno alle 14.48 mi hanno chiamata e sono entrata, ho compilato il modulo, il classico modulo che si compila con delle varie patologie, insomma si faceva tutto per step, no? Poi si portava il modulo nella stanza del medico, il medico lo riesaminava, tipo catena di montaggio così, poi si va nell'altra stanza, e nell'altra stanza c'erano le infermierine, veramente, non so se erano infermiere o dottoresse, ma con un sorriso, una simpatia che davvero secondo me fa un sacco bene al cuore in questi momenti, e appunto mi hanno fatto scegliere il braccio, ho scelto il sinistro perché è quello che uso di meno, e quindi zac. E poi mi hanno richiesto di aspettare 15 minuti, dopo 15 minuti poi sono potuta uscire. Allora, io quello che ho avvertito era un leggero dolore muscolare, che poi si è affievolito, poi ho preso una busta, adesso, poco fa, e mi è cominciato a dare fastidio, ma un fastidio sopportabilissimo, però sapendo che c'è un vaccino all'interno cerco comunque di fare attenzione, ecco, e a non fare troppi sforzi, infatti domattina evito anche di andare in palestra, mi dedicherò alle pulizie perché ho casa veramente in una condizione per i miei standard che no, non va bene. E cos'altro vi volevo dire? Ah, vabbè, poi come vi ho già detto prima sono passata anche alla scuola guida e sono passata dai miei. Per quanto riguarda la scuola guida, come vi dicevo, ragazze, ho tipo 19 giorni per finire di preparare l'esame. Questo vuol dire che devo ripassare tutto quello che avevo già fatto e fare quello che non avevo ancora fatto. Incrociate le dita per me, speriamo bene perché ci tengo un sacco. Purtroppo io abito in una zona che amo ed è con la macchina è comodissima perché non sto proprio in città, sono in un posto, come avete visto, la strada che percorro per andare a casa di mia mamma è piena di verde. Solo che c'è bisogno di una macchina perché i mezzi qui mi danno parecchi problemi, mi causano problemi di stress. Tante volte problemi anche per raggiungere il posto di lavoro e sono stanca, non ne posso più. Poi adesso che inizia l'estate iniziano a fare ulteriormente danni con gli orari e tutto, quindi niente, patente. E niente, io in realtà ho provato a guidare quella di mio marito che ha il cambio automatico e non ho avuto mai problemi, devo dire, mi sono sbloccata un sacco psicologicamente perché fare le prime prove con lui per me è stato molto utile in quanto lui aveva più fiducia in me di quanta ne potessi avere io. E mi è servito tanto perché io avevo così tanta paura che avevo quasi, cioè, non,
ero convinta che avrei fatto premendo l'acceleratore mi sarei subito schiantata. Invece no, devo dire che grazie a lui mi sono sbloccata psicologicamente e quindi adesso ciò che mi preoccupa è più l'esame pratico, l'esame teorico, sono sincera, perché va preparato, va studiato bene. E vabbè, supereremo anche questa. Sto cucinando i miei fagiolini, come sapete io sono una fagiolini dipendente, mi vedrete sempre per i fagiolini in estate. E poi mi ho approfittato anche, visto che la scuola guida non era ancora aperta quando ho fatto il vaccino, non mi andava di passare da casa per andare a scuola guida, ho detto papà senti approfittiamone, andiamo un attimo da questa quale che devo prendere giusto una cosina. Sì, in realtà c'è il pacco di Amazon perché poi ho ritirato l'eyeliner che mi sono fatta lasciare dal corriere davanti casa. È arrivato, eccolo, il mio eyeliner di Mesauda, ragazze. Io veramente non capisco come ho fatto tutti questi mesi, mai da mesi che sto dicendo che lo devo comprare. Poi puntualmente quelli che compro mi finiscono e fanno uno più schifo dell'altro. Ne ho provati due di Kiko che veramente, cioè, facevano veramente, non mi sono piaciuti affatto. Ho provato quello di Bourjois, peggio mi sento. E poi l'ultimo che avevo comprato era L'Oreal, Tatouage, qualcosa, non so cosa. Niente, ha funzionato benino le prime due o tre volte. Adesso non riesco proprio a tirarlo, non riesco proprio a stenderlo. E l'unico eyeliner con cui io mi sia trovata sempre 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 bene è quello di Mesauda, questo qui, il classico semplice, l'eyeliner in penna, che non vedo l'ora che sia domani mattina per ritruccarmi di utilizzarlo. Sì, Ink Eyeliner Mesauda. E niente, quindi sono contenta che mi sia tornato, finalmente io e il mio eyeliner inseparabile. Poi appunto, come vi dicevo, principalmente ero passata da questa sapone per prendere il mio mascara preferito, ossia il Deborah 5 in 1, che solo da questo sapone, non da tipo da, rivendono sempre con la matita, questa inutilissima matita in omaggio perché non scrive neanche a pregarla, cioè scrive proprio tanto per scrivere, però insomma me la metto tipo in borsetta per le emergenze. Quando mai dovrei avere l'emergenza di stendere la matita, però visto che ci sta, un utilizzo glielo dobbiamo, un senso glielo dobbiamo dare. E poi ho approfittato per prendere il Dixan, costa 3,50 euro, mi trovo benissimo con il Dixan. E di solito prendo quello classico perché ho letto sulla rivista di altro consumo, una rivista che non so perché sta sempre a casa dei miei genitori, quando c'è la prendo e la leggo, è il miglior rapporto di, come dire, di qualità, anche rapporto qualità e impatto ambientale, perché comunque quando considerate entrambe le cose, se l'impatto ambientale è buono e poi la qualità fa schifo, non serve a nulla. E il classico è il migliore in assoluto, anche secondo me, però stavolta ho visto multicolor, ho detto vabbè prendiamolo perché mi stava per terminare. Io prendo questa confezioncina che non è grandissima, ma mi dura un sacco, e comunque di lavatrici vi assicuro che ne metto tantissime, cioè le lavatrici, io penso, ditemi se vale anche per voi ragazzi, cioè le lavatrici in generale, il bucato è una di quelle cose che in casa non finirà mai. Io non ho mai visto, in 3 anni che abito qui, sarà capitato una o due volte durante lockdown, forse visto che non avevo niente da fare, il cesto della biancheria vuoto, perché io suddivido, faccio la lavatrice dei neri, la lavatrice dei bianchi, quella dei colorati, quella degli asciugamani. Vabbè, queste sono le mie patologie, forse è meglio che neanche ve le racconto. Quindi comunque, essendo suddivisi così, non mettendo tutto insieme a lavare, c'è sempre una lavatrice da fare. E se ci sono 2 o 3 asciugamani, aspetto di accumularne qualcuno in più per poter fare la lavatrice, quindi non sarà mai vuoto il mio cesto della biancheria sporca. Ragazzi, allora, se mi metto davanti alla telecamera e inizio a parlare, vi giuro che potrebbero passare le ore. Sono andata a finire dal vaccino Moderna al cesto dei panni sporchi. Beh, questi sono problemi seri. E poi, che cosa avrò anche da in busta? Volete sapere. Dato che sono stata da mamma, gli ho chiesto due patate, perché ieri sono andata al supermercato, non ho fatto lo svuoto della spesa perché ultimamente sto comprando quasi giorno per, non dico giorno per giorno, ma quasi, quindi inutile fare lo svuoto della spesa. Ho visto le patate, ho detto vabbè, quando mi serviranno le prendo, quando so che devo fare un arrosto o qualcosa. E poi mi sono resa conto che a me servono almeno una o due patate per fare la mia zuppetta di zucchine e carote. Se mi seguite su Instagram sapete che cos'è, ma magari quando la rifaccio ve la vloggo, perché è un pasto che io amo da morire. Mi serve giusto una patata o anche mezza per farlo, e quindi ho detto mamma dammi due patate così sono subito pronte se mi devo fare la mia zuppetta. E basta,
Nient'altro da dirvi. Ora mi rimetto in cucina, sto preparando i fagiolini. Poi ieri, siccome abbiamo mangiato la salsiccia al forno con le patate, vabbè, io dico sempre, ragazzi, mangiate sano, poi vi sto a dire che ho mangiato la salsiccia al forno con le patate. Rita, no? Ma che esempio vuoi dare ai tuoi followers? Vabbè, non la mangiavo da un secolo e mio marito, dato che era congelata, ha detto mio marito la mattina, ha detto amore, scongela quella salsiccia e mangiamocela per favore. E io me la sto sognando. Siccome a lui piace un sacco le patate e salsiccia che preparo io al forno, ieri sera ci abbiamo andato giù. E di solito di quelle salsicce grosse ne mangiamo due a testa, però erano più di quattro. E quindi una l'ho conservata, erano sei, lui ne ha mangiate tre, ieri ne ha mangiate due. Una l'ho conservata e gli ho detto vabbè, domani te la faccio un attimino in padella per secondo, quindi gli farò quella. E poi per arrotondare, dato che ho preso le zucchine, i fiori di zucca che vanno consumati subito, se no poverini sono da buttare, li faccio due trofie che sono aperte, devo consumare entro tot giorni per forza, li faccio le trofie con i fiori di zucca. Io di solito la sera non mangio la pasta, non perché non mi piaccia, ma perché proprio non ce la posso fare, soprattutto in estate, mi piacciono le cose fresche, piuttosto mangio il pane. E quindi la farò principalmente a lui la pasta. E basta. Io non so quanto lascerò di questo video perché sono passati 12 minuti, sto parlando da 12 minuti. Vabbè, mi rimetto in cucina. Ragazzi, vabbè, cambio un attimino punto di ripresa perché non c'era una luce buona, mi sono messa dalla parte opposta, ho notato che c'era una luce veramente orribile dove ho filmato finora praticamente. E per dirvi, così, chiacchieriamo con il qua vicino che voi non potete vedere ma poi ve la inquadro. E ecco, vedete la coda. E che da Oddi Store, dovete sapere che sono una socia affiliata di Oddi Store perché io compro di tutto, non so se lo conoscete quel negozio, sta vicino al mio lavoro e non potete capire la robaccia che compro. Tipo, ho comprato l'altro giorno gli Oreo alla fragola che trovo solamente lì, non potete capire che goduria, cosa sono. Vabbè, lo stesso giorno poi ho visto che era in offerta questo latte vegetale Adex. Allora, io non sono un amante del latte vegetale e del latte in generale, non sono questa grande bevitrice di latte, mi piace solo nel cappuccino, come sì, nel cappuccino, ecco. E le bevande vegetali le prendo per sfizio, non per rinunciare al latte vaccino. E di solito odio il fatto che contengano olio. Se voi date caso, molte bevande vegetali contengono olio di cocco, olio di girasole, no, olio di cocco, scusatemi, olio di girasole. E mi dà fastidio questa cosa, cioè mi sto bevendo il latte che deve essere tipo acqua, no, invece poi ci trovo l'olio. Cioè, a questo punto bevo il latte vaccino, no? Se devo grasso per grasso. E quindi uno dei pochi latti vegetali che mi piace è quello della Benesì che si vende al supermercato Coop, costa poco, costa solo 1,63 euro il latte di soia ed è, se vedete degli ingredienti c'è scritto acqua e semi decorticati di soia. Lo compro una volta ogni tanto, ripeto per sfizio, e dato che non vado da molto alla Coop perché ultimamente ho modo di andare più al supermercato Panorama, ragazzi, io veramente, io ditemi se vi annoio perché veramente mi rendo conto che per dire una cosa vi devo raccontare la genealogia della mia vita. Comunque ho visto in offerta questo. Ce l'abbiamo fatta, Rita, ce l'abbiamo fatta. Ho visto in offerta questo qui, latte vegetale al cocco, c'era in tutti i gusti. Ho comparato i grassi e i carboidrati di tutti i latti che c'erano, latte multicereali, latte di nocciola, ed erano tutti senza olio, stranamente. E io ho scelto questo qui, che è bevanda di cocco con riso, calcio e vitamine, e dato che di solito costa 2,60 euro, mi sembra, l'ho trovato a 1,99 euro e quindi l'ho voluto prendere. E poi in cassa ho scoperto che mi regalavano questa mini taglia del latte di mandorla. Allora, per cominciare, ho aperto quello di mandorla. Ci metto un cucchiaino di zucchero classico, zucchero bianco, perché ragazze, zucchero di canna, sciroppo di agave, miele, sono sempre zuccheri, non cambia nulla. E quindi ci metto un cucchiaino di zucchero, ma non potete capire la bontà di questo coso, tant'è che poi ho terminato i miei fiocchi d'avena al cioccolato, come sapete. E dato che oggi ne avevo di nuovo voglia, quando ho finito palestra, sono passata al supermercato e voglio provarlo anche con qualche altra cosa, magari con dei muesli, però mi sono resa conto, caspita, cioè vedendo i valori nutrizionali dei muesli, di tutti i vari cereali, che sono tremendi, nel senso che
Secondo me, mangiando la porzione giusta di 30 grammi, ci può stare. Però ragazzi, ma mi sono resa conto che veramente i valori nutrizionali delle granole, dei muesli, non sono questo granché. Vabbè, io sapete come sono, se una cosa mi piace, la mangio, non è quello il problema. Però spesso, diciamo, tutti questi pasti vengono pubblicizzati come dei pasti sani, dietetici. Vedendo i valori nutrizionali delle varie granole, non è proprio così. E alla fine ho optato per questi, che sono della marca Panorama e la linea biologica, e sono è un multicereali vaniglia e cioccolato. Si tratta di cereali soffiati e qui troviamo frumento, riso, orzo, farro e poi zucchero di canna. Però rispetto agli altri era quello che portava lo zucchero un pochino più in fondo nella dicitura, almeno questo, e comparando i grassi con le altre tipologie, con i vari granoli che avevano tipo 10, 11, 12, anche 21 grammi di grassi per 100 grammi, questo qui contiene 5,3 grammi di grassi per 100 grammi, quindi ho pensato, vabbè, proviamolo. E devo dire che era abbastanza buono. Cioè, quello che cerco io è una granola, un cereale che non abbia tutti questi zuccheri. È veramente difficile da trovare. Volevo condividere questo pensiero con voi. Voi invece fatemi sapere un po' giù nei commenti. Vi piace la granola, i cereali, sono cose che consumate? Io non tanto. Cioè, ecco, se le compro proprio come un qualcosa di sfizioso, qualcosa che voglio mangiare, non con lo scopo di una merenda healthy, perché non mi sembra tanto healthy, sono sincera. E niente. Vabbè, io adesso preparo la pasta e penso che dopodiché ci salutiamo. Sto un po' con mio marito, ci vediamo qualcosa in TV. E penso che dopodiché chiudo, vi saluto perché vi ho già rotto le orecchie abbastanza, direi. Tra un po' la testa sicuramente vi starà esplodendo per quanto ho parlato praticamente. E niente, ci vediamo dopo. Mio marito mi ha appena fatto un complimento stranissimo. Che complimento mi hai fatto? Sei bellissima anche col vaccino. Anche la vaccinata. Amore, No, sì, si non lo so, tu che dici? No, Non si dice. non si dice, cioè non lo so. Ragazzi, con il caffettino serale, vi auguriamo buonanotte.